Bene, sto facendo una mini pausa perché sono cotto, sudato, stanco, eccetera, perché questo sportello bastardo non mi sta dando tregua. Perché faccio vedete, io sto mettendo dei morsetti per cercare di tenerlo su, no? Però non riesco a farlo stare giusto in squadra come vorrei io, mi scivola, mi cade, va da una parte, va dall'altra. Perché qua dentro, no, lo devo sistemare con quello lì. Questi cosi qui per aprire, no? Per fare tipo apertura, cardini, ecco come si chiamano. Solo che allora qui ho dovuto fare la zingarata qua di tagliarlo perché questo qua non mi permetteva di farlo aprire bene. Stessa roba di qua, no? Ecco. E adesso sto un po' bestemmiando, ecco. Meno male che doveva essere una roba corta che facevo qui adesso. Comunque, vabbè. Vuoi dire qualcosa anche tu? Non ho Saluta almeno, Ciao. Non è capace di fare cose corte, capito? Vi dovrete sorbire questo ragazzo, logorroico. No, logorroico non è vero che è No, sono logorroico, logorroico. però quando deve spiegare ci mette. Il gesto vuol dire poco, vero? Sì. E niente. ovviamente non si riprende Sì, mai. faccio le piroette in camper. Si riprende mai, No, non mi vedete riprendo solo il cazzo. mai. Sono sudato. Dice che puzzo si sente Sì. da 2-3 metri di distanza. Cioè Oh. lui è in fondo al camper, io È all'inizio diventata e estate. puzza, c'è puzza, anche io puzzo adesso. Dico quello che mi viene da dire sul momento, infatti a volte faccio dei discorsi di merda, però oh, che vuoi? L'uomo in vasca da bagno. Pulisco. Cioè, il cassetto è diventato una vasca da bagno, capito? Fa male la schiena stare così. E allora muoviti e finisci. Non tiene, Non tiene, porco Giuda. non regge, non regge, non Perché regge. sapete che dentro c'è del cartone, dentro Qua. alle tavole del camper, almeno di quelli Sì, dell'83, sì. in legno c'è solo il telaio attorno. E dentro c'è il cartone. Probabilmente per renderlo Staccato. meno pesante. Chi Niente di sono che proprio. cosa ovvia che ho detto. Buona idea. Fai la doccina. Mani lombi. I lombi. Sei in doccia, È un sei in problema vasca. perché non tengono le viti, cosa faccio, Wendy? Bimbi sperduti, problemini da risolvere oggi. Lo sportello del gavone, quello che volevo mettere io, è dentro di cartone. E quindi non regge le viti, non regge le viti, penso che metterò quelle coi bulloni, quindi che passano parte a parte col dado da avvitare dall'altra parte. E ci sono due ostacolini bastardi nell'angolino da evitare quando apro lo sportello, quindi devo evitarli rialzando un attimo. Adesso vi farò vedere come. Intanto vi faccio vedere un secondo la situation. Allora, questo è lo sportello che avevo già avvitato, ma poi mi sono accorto che non teneva. Ci ho provato e queste sono gli angolini che aprendosi lo sportello deve evitare, ma sono in mezzo alle palline e non ce la faccio. Allora cosa farò? Rialzerò qui un attimo, metto un'altra asse e rialzo l'appoggio di questi in modo che quando si apre lo sportello eviti questi angolini maledetti.
Buongiorno bimbi sperduti. Oggi vi faccio vedere una cosa molto utile, più che altro per le donnicciole che vogliono sempre organizzare tutto nella casa. Allora, nella casa, nel camper ovviamente. Allora, io praticamente cosa sto facendo? Sto prendendo delle scatole da scarpe. Cazzeggiando. Esatto. No, non è vero, sto organizzando i nostri vestiti che una magnifica persona mi ha consigliato, il metodo Marie Kondo. Marie Kondo. Vabbè. Praticamente, vedete queste qua, sono le mutande. Queste sono mutande, sembrano tampax, ma sono mutande. Sono piegate in una maniera particolare. No, sono così. Quelle che ti danno al giapponese per lavarti le mani. Sì. Va bene. Sì, dai, sembra un po' più carino così. No, in realtà sono le mie mutandine, mutandone, perché sono bella. Comunque, io sto praticamente facendo tutte le mutande, tutte le cose così, anche le calze. E dopo le metterò in delle scatole. Adesso vi faccio vedere le scatole. Vedete, qua c'ho l'armadietto. Quindi ho pensato, metto queste scatole aperte, organizzate in qualche modo, o con dei divisori, sì. O che, e metterò tipo dei rettangolini di cartone, dei cartoncini per dividere. Così ci stanno tante mutande, tante calze, tanta roba, tanto bello, tanto fatto bene. Scatolina anche lì. E anche nell'altro armadietto, vi faccio vedere. Vedete qua, questo armadietto, c'è anche queste le scatoline pronte che sono stata lì a selezionare apposta. L'altro armadietto di Diego sarà ovviamente quello più piccolo, lui! Io sentito. Hai qualcosa da dire? No. Va bene così. L'essenziale. Ecco. E questi sono tutti i miei tampax che ho già fatto. Ecco qua, buongiorno, buona giornata, non so cos'altro dire, sì vabbè, vi farò vedere altre cose di organizzazione del camper. E lui intanto cosa fa? Scanchera con quel coso lì che... Sono tre giorni che sto bestemmiando proprio. Non si bestemmia? Beh, beh non me le prego. Non le farò sentire, ma le ho dette. Per fare questo. Le ho sentite io anche troppo, e gli ho detto anche su, che non si bestemmia. Bravo, cristiano, non dice le bestemmie al Dio suo, vero o no? Esatto. Ecco, ma spiega perché stai bestemmiando. Allora, lo spiego brevemente, riesco a essere No, non è capace. Circonciso, ah, beh, non, vabbè. Allora. Non lo sapevo io, ma l'ho scoperto adesso. Allora. Infatti noi non facciamo mai le cosacce. Secondo te quelli circoncisi non possono farlo? Comunque. No, non è per quello che non l'ho visto, se no l'avrei visto, mongolo. Oh, è un po' tardo, gli serve una scaletta e anche una fettatrice. Una scaletta per dire le cose giuste. Sì, esatto. Comunque. Appunto non ci arriva, dai. Allora, il primo sportello l'avevo tagliato a misura esatta. Cosa succede? Che quando lo apri tocca questi due fottutissimi angolini. Ehi, le parole! Questi due benedetti angoletti. Allora ho detto faccio un rialzo, ok? E faccio lo sportello più corto, sì. Faccio il rialzo, lo scopro che comunque non è abbastanza. Cotta. Allora devo fare un altro rialzo e ritagliare lo sportello un po' più piccolo ancora, cosa che ho già fatto. Rialzo, sportello tagliato. Però questo non era lo sportello originale, perché quello originale dentro è di cartone, ok? E non tiene le viti dentro a vuoto, non le tengo. Allora cosa avevo detto, cosa ho pensato? Metto vite, un bullone da quelle col lato, dall'altra parte il bullone, si tiene da una parte e anche dall'altra. Non doveva essere breve? Come faccio a spiegarlo in breve?
faccio i buchi, tutto, ta ta ta. Le uniche viti con i bulloni che ho sono quelle là, me le faccio andare bene, ta ta ta. Cosa succede? Provo, già fatto tutto, provo e le viti sono troppo grosse per passare in questo, nei buchi del, dei cardini. Allora mi sono incavolato. Porto lo sportello là ormai rovinato, l'ho mandato a farsi un diretto e ne ho tagliato un altro. È a misura, è più pesante, mi sta un po' sulle palline, è un po' più pesante, però l'ho tagliato a misura, ho fatto il rialzo, adesso non dovrebbero esserci più problemi, ve lo dirò quando l'ho montato. Quindi, per chi gli ha detto che è un artista per le riparazioni e robe varie, si ricreda, perché non è vero. Ah! Hai altro da dire? Non si sente l'alito in video, no? Sì, aiuto. No, ok. Ho caldo. Però non mi lamento perché mi piace questa estate anticipata. La sera c'è frescolino, si sta dal Dio. Giusto per iniziare a lavorare. Come avrò già detto in altri 700 filmati che monteremo, dobbiamo velocizzare i tempi perché devo cominciare a lavorare e quindi siamo molto indietro, però cercheremo di fare l'essenziale, dopo facciamo il resto pian pianino. L'inverter! E ci serve finire questo perché basta, sono stufo. L'inverter, metterlo su. Se qualcuno ha dei consigli su come installare un inverter, se me li dà, gli do un bacino, sono molto grato. Perché mi piacerebbe farlo da solo. Lo volete un bacino da Diego? Con i suoi capelli nuovi? Un po' per imparare a farlo io, un po' perché così non spendo dei soldi. E questo è quanto. Poi, cosa dobbiamo fare? Mettere su tutti i vestiti, tutta la roba che ci serve. E poi se parte forse, noi volevamo partire dopo Pasqua. Sì, il 3 aprile avevamo segnato. Esatto. Siamo fuori di tipo un mese. Che palle. E vabbè, le tende sono tutte su, manca qualche un paio di zanzariere, ma quelle le facciamo. Oggi proviamo a farci la doccia. La doccia in camper. Con lo spruzzino che fa un po' pena. E senza acqua calda, ovviamente. Fa bene la circolazione, ragazze. Fate la doccia in camper senza la caldaia. Va bene la circolazione? Esatto. Rinvigorisce. Rinvigorisce. Tonifica i muscoli. Sveglia, perché se tu la mattina ti facessi una doccia ghiacciata, papam, ti svegli bestemmiando, ma ti svegli. Esatto. E niente. Tutto qua. Cioè, tutto qua. Il grosso è qui. Dopo, vabbè, ci saranno tante altre cosine che facciamo piano piano. Vi farò vedere il lavoro, eccetera. Sto facendo un video di 6 ore per niente. Esatto. Farò vedere il lavoro, non so se posso far vedere dov'è, come si chiama il posto, eccetera, però vedrò se loro hanno piacere, magari lo faccio.